Allora, in tanti anni è la prima volta che Edoardo Leo viene a un Notcore. Abbiamo intervistato di qua, della Locarno, Roma, Sorrento, però non era mai stato. No, no, no. Quindi basta, è finita l'intervista. L'obiettivo era avere Edoardo Leo all'Otcorn. È stato breve e indolore, arrivederci. Allora, Edoardo Leo, perché sei a Venezia innanzitutto? E quanto è bello essere a Venezia con questo progetto? Perché non è che è da tutti i giorni dire vado alla Mostra di Venezia con un progetto diretto da Marco Bellocchio, no? No, non è da tutti i giorni, credo nemmeno da tutti i mesi, e soprattutto non è da tutti i giorni. Vado alla Mostra di Venezia con un'opera prima, vado alla Mostra di Venezia. No, sì, c'è... ovviamente io non avevo mai lavorato con Marco e sono stato molto, ovviamente molto felice che lui mi abbia chiamato. Ci siamo incontrati a Roma e insomma mi ha detto che mi seguiva in qualche modo e voleva coinvolgermi. Già, Marco Bellocchio dice sì. Ti seguo, diciamo. E infatti ero molto sorpreso e abbiamo fatto una bella chiacchierata. In realtà all'inizio questo progetto doveva essere un'altra cosa, poi Marco ha cambiato idea e mi ha chiesto di partecipare. Per me l'idea di andare a Bobbio, di entrare in quella casa, nella casa di Pugni in Tasca, di farlo con il diretto creatore di quella cosa che comunque ha fatto la storia del cinema, è qualcosa che mi affascinava, cioè, quasi andare da alla fruitore. alla sorgente sì, di tutto quello che era. Esatto, è qualcosa che mi interessava da appassionato ad appassionato spettatore. Poi starci dentro, farsi dirigere da lui e anche lasciarsi andare a un tipo di progetto di cui non conosci bene i confini, nel senso che Marco sta in un processo creativo in divenire, ha fatto un primo episodio, adesso non sapeva se ci sarebbe stato questo secondo, poi esatto. È arrivato. E questa cosa in qualche modo ha un fascino, no? Nel senso che non sai se stai dentro un film, dentro una serie, dentro un corto, c'è qualcosa un magma che sta creando, esatto, un magma. E quindi è molto bello mettersi a disposizione di un grande maestro in un progetto tanto così particolare. Tanto con quel cast intorno, insomma, no? Da sì, tutti, da appunto sì, Fausto Russo, Barbara Rocchi, con la quale avevo già lavorato. Rocco Papaleo, che penso anche lui fosse la prima volta con Marco. Credo di sì, credo proprio di sì. E quindi ci siamo lasciati, insomma, veramente ammaliare da questo grande artista, grande autore. E tu da regista, perché sei anche regista, cosa hai imparato invece da lui, guardando lui? C'è qualcosa che hai detto? Questa gliela rubo. Guarda, la prima cosa è che io da un po' di tempo comincio a dire, adesso sono 14 anni già che faccio il regista, ho cominciato a 38-39, adesso dico che mi fa sempre più fatica fare film dove per esempio dirigo, interpreto, così. Poi sono infatti stato Otello no, io Otello faccio anche Iago, sì. Ma quando ho visto Marco Bellocchio a 83 anni, credo, alle 3 di notte, quando noi eravamo sfranti, dire facciamo ancora un'altra inquadratura, facciamo ancora questo, facciamo... E c'era, io ero distrutto, praticamente ho capito che c'è un'energia meravigliosa che c'ha lui, quindi imparare un po' a recuperare quell'energia, se ma tu te la sei spiegata fisicamente, perché io pure guardando Marco Bellocchio parte l'energia, l'interesse e la capacità di ascolto, perché Marco Bellocchio è uno che quando parli ti ascolta, no? Guarda. È molto curiosa questa cosa, io insomma non sono la persona più titolata per parlare di Bellocchio, però la sensazione che ho avuto io è che gli è rimasta intatta la curiosità adolescenziale. Cioè, questa cosa è una persona che ti incute timore, rispetto, ma uno sguardo sulle cose è ancora molto, esatto, molto, molto curioso. Che totalmente privo di cinismo. Sì, credo che sia cioè lui ti guarda e dice: ma questa giacca qua di cosa è fatta? Sì, ma i bottoni. Sì, che te lo chiede davvero. Sì, esatto, è interessato. Dalla risposta cose, sì. Questo è fantastico. E quindi devo dire che da questo punto di vista, anche quando stavamo lì, facevamo le prove, non c'è nessuna routine nel suo lavoro, nessuna fatica, c'è ancora una scintilla creativa quasi adolescenziale, che è la cosa migliore che puoi trovare in un ottantenne. Veramente. Senti, per chiudere, che spettatore sei oggi? Cosa guardi? Le ultime cose che ti hanno folgorato? Film, serie? Io non sono un grande fruitore di serie, confesso che non sono un grande fruitore di serie e devo essere sincero,
negli ultimi mesi, per mia necessità, avevo bisogno proprio di disintossicarmi di un po' da non solo dal lavoro, infatti mi sono fermato per un po' di mesi. Ho fatto l'anno scorso solamente il mio spettacolo per un anno, ho fatto solo teatro, mi sono occupato solo di teatro, ma anche come spettatore sentivo un po' la necessità di sentivo di avere addosso un po' di bulimia di cose che mi piovevano addosso anche quando non le cercavo, e quindi ho spento un po' le cose e ho spento un po' tutto e mi sono dedicato di più alla lettura, che avevo per necessità, proprio per questione di tempo, meno frequentato negli ultimi mesi. Quindi mi sono rimesso a leggere, mi sono rimesso a fare il teatro, mi sono fatto quest'anno di tournée, mi sono riposato perché ci avrò un anno davanti, fortunatamente abbastanza impegnativo, e quindi però credo di restare uno spettatore abbastanza curioso. Poi io ho un figlio di 18 anni che mi consiglia un sacco di cose, quindi ogni tanto. Ma lui cosa si vede? Confesso tutto. E però poi ogni tanto se ne esce con delle cose particolari e allora mi lascio un po' guidare anche su certe cose che a cui non saresti mai arrivato. Esatto. Senti, ultima domanda, un giochino che a noi piace fare qui all'Hot Corner. Domani cena a casa tua, io faccio il cameriere. Puoi invitare quattro persone, da Napoleone a Ettore Scola. Chi inviti? Ah, quindi parliamo di persone vive? Uguale. Cioè può esserci un vivo, un morto, vivo. Invitare i miei miti, darei qualsiasi cosa per poter reinvitare Ettore ad una cena, perché come essere umano e come artista è una delle persone che mi manca di più. Poi inviterei Gigi Proietti, che è l'altra persona che proprio per me è stata fondamentale nella mia vita. Poi inviterei Bruce Springsteen. Ti dico i miei quattro miti, eh? Esatto. Springsteen, Proietti, già immagino. Springsteen, Proietti, Ettore Scola e Bruno Conti. I miei idoli da ragazzino. Bellissimo. Edoardo Leo, Hot Corner. Ciao. Grazie, Edoardo.